Oggi ci troviamo a Greve in Chianti vi presenterò questa magnifica proprietà che ha mantenuto durante la ristrutturazione anche l'antica torre. Questo è un video a 360 gradi e potrete scegliere la visuale da vedere sia muovendo il cellulare che toccando lo schermo o utilizzando il mouse. Attraversando il chiostro raggiungiamo anche il vecchio forno, che naturalmente è ancora funzionante. E qui troviamo la palestra. Una particolarità di questo immobile, come ho detto prima, è che è molto molto luminoso. Ha dei bellissimi affacci sulla campagna circostante. Anche qui abbiamo il bagno, un bagno molto particolare. Questo è uno degli appartamenti che si trova nel corpo principale della proprietà. Una particolarità di questo immobile è il fatto che ogni ambiente ha diverse finestre e numerosi affacci. In particolar modo questo appartamento ha due camere matrimoniali, con una vista meravigliosa. Durante la ristrutturazione sono state mantenute le caratteristiche originali della struttura, con i soffitti in legno e pianelle. I pavimenti in cotto. Questo è il secondo appartamento. Ed ha l'ingresso dall'esterno. Troviamo il primo salottino
con la camera matrimoniale. Adesso mi trovo nell'appartamento che si trova all'interno della torre, il grande camino. Dalla cucina possiamo vedere anche la meravigliosa piscina che è stata scavata nella pietra. Questo è l'appartamento principale, quello più grande. Qui troviamo la prima camera padronale. Il salottino. La seconda camera. Il bagno. Salendo ancora la torre, raggiungiamo l'ultimo piano. Dove troviamo la terza camera. Ci troviamo nella dépendance, che poi è l'antico fienile. Pavimento in legno, travi in legno. È stata mantenuta tutta la pietra.
Questo appartamento ha, oltre all'ambiente principale, è stata ricavata una camera matrimoniale, ed un meraviglioso bagno con vasca idromassaggio e doccia, molto particolare. Qui c'è l'armadio e la camera matrimoniale. Anche da qui si può raggiungere il giardino e facilmente è possibile raggiungere anche l'area piscina. Ci troviamo dietro alla torre e qui troviamo la piscina. C'è una doppia vasca, una parte chiaramente ancora non è stata aperta e riempita, ma è tutta completamente scavata nella roccia. Persino le scale. Questa è la seconda scala di accesso alla piscina. Adesso andiamo a vedere lo studio, l'atelier della proprietaria. Molto spazioso. Questo, volendo, potrebbe essere anche unito alla torre, perché da qui, volendo, insomma, è possibile realizzare un'apertura e creare un unico ambiente.